Dai, che cosa ne pensano? Invece il tuo tipo? Che cosa ne pensano seriamente i vostri? No, lui mi ha sempre appoggiato. Ok, vi siete conosciuti? Vabbè, vi siete conosciuti che... Vi siete conosciuti che lo facevi già? Assolutamente. Ah, ok, ok, ok. Quanto tempo è che state insieme voi? 11 anni. Allora non lo facevi già? No, lo facevi vi già. Siete... No. Ah, la tua domanda era... Sì, no, no sì, no, ok, ok. Ti ha conosciuto che non lo facevi e quindi ha visto quando hai iniziato a farlo. Ah, certo, okay, okay. Sì, sì, te sì. Invece no, però. No, in realtà... Ah, io ero già insieme a lui. È vero, cazzo. Poi c'è stato il lockdown, lui mi ha mantenuta, poi l'ho mantenuto io. E ha capito che, insomma, ne valeva la pena. Cioè, ci siamo aiutati a vicenda, cioè, anche lui lo dice. E adesso abbiamo una società per questo, perché quando io... Ma lui va avanti a fare i tatuaggi ancora? Lui li fa, ma li vuole fare più per arte che per soldi. Ma non ha più lo studio? No, no, ce l'ha ancora, solo che appunto lui lo fa in modo più artistico e siccome tanti clienti gli chiedono sempre le stesse cose, con una tempistica, cioè lui vuole essere libero di fare quello che vuole come un piccolo. Loro dicono che cazzo di relazione è per i soldi. Ma no! Il concetto, ma no, il concetto è quello, che madonna. Se tu esci dall'ottica che non è un lavoro, cioè entri nell'ottica che invece lo è, perché lo è questo, esatto. Allora anche uno che una porno star ha un fidanzato, cosa dovrebbe dire il suo tipo? Ma poi, cioè, poi questa è una roba estrema. Esatto. Cioè io non va, io se non... le porno star riescono ad avere un tipo, pensate a una persona che non fa la porno star. Cioè se il mio ragazzo mostrasse il suo membro a pagamento, sinceramente non me ne frega niente. Se il mio ragazzo va in discoteca con gli amici mi incazzo. Cioè per assurdo la cosa che fa la gente normale mi fa più incazzare che pensare che al mio ragazzo gli scrivono delle tipe e lui ci guadagna soldi, perché non lo fa per un piacere suo personale, ma lo fa per lavoro. È diverso, capito? E poi detto ciò, noi non facciamo i porno, quindi nessuno tradisce. Come dire, nessuno. Tipo, non so, un cazzo di... non artista, come si chiama? Un attore, no? Che esatto. Si deve baciare sì, un una tipa in una scena e la sua moglie gli dice no, non baciare Angelina. È il suo lavoro e... Ma poi, ripeto, nessuno ha contatti con nessun altro, quindi, cioè, sto a casa mia... Se tu hai la fidanzata che fa la barista o la ragazza immagine in un locale, sai quanti la toccano, ci provano tutto il giorno? A me quello farebbe incazzare. Sì, sono d'accordo.